In molti non lo sanno, ma in Italia i balneatori o gestori di chalet non hanno una concessione a tempo indeterminato dell'arenile che occupano con sdraio, lettini ed ombrelloni. Finora però erano tranquilli perché la legge italiana stabiliva che ogni 6 anni il loro permesso si rinnovasse automaticamente. Ora però la Comunità Europea rischia di metterci lo zampino e di far finire al tappeto oltre 30.000 operatori che già sono sul piede di guerra. A Bruxelles sostengono che manchi la libera concorrenza e che le singole concessioni, dopo un tot di anni, dovrebbero finire all'asta e dunque nelle mani del miglior offerente. La legge del 2001, la numero 88, prevede che le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, per dire al breve un semplice stabilimento balneare che insiste sul bene demaniale, abbia durata sessennale di 6 anni e alla scadenza si rinnovi automaticamente. È proprio questa automaticità che viene messa alla gogna dalla Commissione europea perché, a detta della Commissione, non si garantisce la libera concorrenza del mercato. Questo senza tener conto delle peculiarità del territorio e del turismo italiano. Nel bel paese, infatti, sussistono 30.000 concessioni, un'enormità rispetto a Spagna, Portogallo, Francia e altri paesi che non hanno questa cultura dello stabilimento balneare e dell'accoglienza e comodità da spiaggia. Ma anche gli operatori sanbenedettesi, specie quelli dell'ETB Italia, sono pronti a dare battaglia per scongiurare il pericolo che i propri stabilimenti balneari, tirati su con fatica e passione anno dopo anno, finiscano all'asta. Noi siamo molto preoccupati, la Regione Marche organizzerà a breve, perché i tempi stringono, quindi i primi di novembre, organizzerà un incontro che non sarà solo di protesta, ma sarà un incontro costruttivo, perché dovremmo mettere le basi per mettere giù un documento da consegnare urgentemente al governo, in modo che possa il governo raccogliere le nostre preoccupazioni, le nostre proposte e rispondere immediatamente all'Europa e scongiurare definitivamente questo problema, questa possibilità di andare all'asta pubblica. La sommossa, insomma, è pronta a partire, già da inizio del prossimo mese se ne vedranno delle belle.